Bentrovati all'ascolto del nostro telegiornale. In apertura parliamo della protesta degli ex dipendenti della Belelli. Questa mattina hanno iniziato lo sciopero della fame e si sono dati appuntamento davanti al municipio di Priolo. Vediamo di più nel servizio. Gli ex lavoratori della Belleli hanno inscenato una manifestazione di protesta davanti al municipio di Priolo. Hanno sostanzialmente deciso di iniziare lo sciopero della fame per mettere in evidenza il disagio cui vanno incontro dopo anni di tribolazione. Allora, siamo qua oggi presso il comune di Priolo per manifestare in modo pacifico, in modo candiano, gli effetti della sentenza che ha emesso il Tribunale, la Corte d'Appello di Catania. Questa sentenza riconosceva il diritto ai benefici previdenziali a un numero importante di lavoratori e quindi molti di questi c'erano in pensione. Noi riteniamo che questa sentenza sia ingiusta, nel senso che, visti gli effetti che potrebbe causare, costringerebbe i lavoratori a dei danni, subiranno dei danni non indifferenti, poiché verrà decurtata non solo la pensione, ma verrà richiesto indietro tutto quanto i lavoratori hanno avuto in questi anni. Quindi noi siamo qua, ci affidiamo a chi ci vuole dare voce e ringraziamo a tutti. L'ostello della gioventù di Belvedere è oggetto di analisi per il probabile trasferimento dei migranti di Testa dell'Acqua. Su tale probabile decisione Siracusa protagonista è contraria a questa soluzione e si interviene anche riguardo una via di Belvedere. Parliamo anche di via Luciano Campisi, ma vediamo tutto nel servizio. Questa mattina, così come da disposizioni che avranno ricevuto da parte del Ministero, i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo all'ostello della gioventù a Belvedere di Siracusa, con l'obiettivo, a quanto pare, di destinarlo a centro immigrati. Ma sull'ostello della gioventù, fallito il tentativo di destinarlo a ciò per cui era stato messo in sicurezza, rimane però sempre l'obiettivo di destinarlo a centro per l'accoglienza delle persone con disabilità e dei loro genitori ancora in vita. Stamattina io ho visto che c'era un sopralluogo di tutte le forze dell'ordine, vedi i carabinieri, vedi la finanza e altri civili, non so, facevano parte della questura di Siracusa. E questa cosa mi preoccupa, visto che ho capito che vogliono portare gli extracomunitari all'ostello della gioventù. Cioè, questa cosa è abbastanza preoccupante, perché non solo viene a centro di un paesino e decentrato dove già i servizi sono limitati, ma nello stesso tempo siamo circondati, vedi, dalla Mater Dei, che è sotto Belvedere, e da Città Giardino, che è a Belvedere. Pertanto questa cosa comincia ad essere un po' preoccupante. Io sono convinto che succederà qualcosa di protesta abbastanza forte. Altro problema sollevato dall'ex consigliere Basile, belvederese doc, è quello relativo al mancato finanziamento dell'asfaltatura di via Luciano Campisi. Via Luciano Campisi nel 2018, noi gruppo, io a firma mia, ho fatto un emendamento dove si doveva fare quella via e avevo aperto un capitolo con 15-20 mila euro, perché nel 2019, al momento del bilancio, mettevo i soldi per poter fare quella strada. Si comincia a pensare ad oro, l'amministrazione diceva no, è una strada privata, no, è una strada che non la possiamo fare, no, no, non esiste, no, non esiste, perché noi fino a oggi abbiamo fatto delle strade alla Pizzuta dove nessuno aveva fatto cessione di strada e l'abbiamo fatte, tanto che abbiamo fatto un consiglio comunale ad hoc per avere il territorio, la zona per uso capione nostro, diventa nostro, e l'abbiamo fatto tutte le strade. Belvedere, perché non si può fare via Luciano Campisi? Considerato che noi abbiamo messo i soldi, il gruppo nostro ha messo i soldi e a fine anno hanno detto che non c'era il progetto e i soldi sono stati stornati per altre situazioni. Nel 2019 abbiamo messo dei soldi e abbiamo messo 130.000 euro per via Cavaliere di Vittorio Veneto e 150.000 euro per via Luciano Campisi. La via Cavaliere di Vittorio Veneto è stata approvata. I 150.000 euro di via Luciano Campisi è stata bocciata. È stato bocciato dai consiglieri comunali che facevano parte di quell'amministrazione. Cos'è successo in tutto questo tempo?
che i 130.000 euro che si trovavano in via Luciano Campisi, con un emendamento fatto e votato dal Consiglio Comunale, questa amministrazione li ha presi e se li è portati in via Mozia. Giusto che si doveva fare in via Mozia, ma in via Mozia i soldi l'avevamo messo nel 2018 e il progetto c'era. Perché quelli del 2018 non l'hanno speso in via Mozia e si sono presi i 130.000 euro di via Cavaliere di Vittorio Veneto per spendere in via Mozia? E perché i 130.000 euro considerati che si dovevano spendere in via Cavaliere di Vittorio Veneto, cioè territorio di Belvedere, non sono stati spesi in via Luciano Campisi? Questo devo dire. Parliamo del nuovo ospedale di Siracusa perché scade il termine per la nomina del commissario straordinario. Il PD dice si rispettino però i tempi per quanto riguarda la costruzione del nuovo nosocomio siracusano. Vediamo. Del nuovo ospedale di Siracusa se ne parla da moltissimi anni, ma ad oggi tutto è ancora sulla carta. Con l'approvazione dell'emendamento di Stefania Prestigiacomo, parlamentare di Forza Italia, il nuovo ospedale dovrebbe essere costruito entro 2 anni con l'intervento di un commissario straordinario nominato da Palazzo Chigi. Il commissario, a cui spetta il compito della progettazione e realizzazione dell'ospedale di Siracusa, però ad oggi, giorno della scadenza dei termini per la sua nomina, non sarebbe stato scelto. Vi è una comprensibile attesa tra la popolazione siracusana sul nome del commissario e soprattutto sul suo profilo professionale, considerato che dovrà farsi carico di un impegno di grande rilevanza, garantendo efficacia delle scelte, trasparenza e tempistica di esecuzione. Queste le parole di Marica Cirone Di Marco e Salvo Baio del Partito Democratico, che chiedono il rigoroso rispetto dei tempi. È molta l'attesa della città e dell'Interland per il nuovo ospedale, anche per le possibilità occupazionali che l'opera può garantire ad una provincia con un alto tasso di disoccupazione come Siracusa. Il compito di scegliere il commissario per la costruzione del nuovo ospedale è affidato al premier Giuseppe Conte e dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci. A finanziare l'opera, dal valore di 200 milioni di euro, sono Stato e Regione. Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'indice di gradimento per quanto riguarda i sindaci. Francesco Italia si trova a metà della lista, invece tanto successo per il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Vediamo di più. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, figura al centro della classifica della cosiddetta governance poll del Sole 24 Ore. Il primo cittadino siracusano si piazza infatti al 52esimo posto della speciale graduatoria che vede i sindaci siciliani nelle ultime posizioni. Addirittura fanalino di coda il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, insieme con il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Non sta posizionato meglio il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, al terzultimo posto su 105 sindaci in Italia. Vola invece al terzo posto assoluto il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che nel periodo dell'emergenza sanitaria più volte si è distinto per manifestazioni eclatanti, dichiarazioni dure nel pretendere un argine all'arrivo ai traghetti e iniziative anche pittoresche nel convincere i suoi concittadini a rispettare le misure di contenimento e il distanziamento sociale. Il secondo sindaco siciliano piazzato nella graduatoria è quello di Trapani, Giacomo Tranchida, che chiude al 39esimo posto. Seguono il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, al 47esimo posto, il primo cittadino di Siracusa, abbiamo detto al 52esimo posto, Lillo Firetto, sindaco di Agrigento, si trova invece al 79esimo posto, quello di Enna, Maurizio Di Pietro, all'80esimo e Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, al 91esimo posto in classifica. Una bandiera per il Mediterraneo. Tra le mille proposte, la più votata e gradita è stata quella proposta dall'Università di Catania. Sventolerà per la prima volta il 24 luglio.
È stata la più votata tra le oltre 1000 in concorso la proposta di 3 studenti della Scuola di Architettura di Siracusa dell'Università di Catania che hanno creato la prima bandiera del Mediterraneo. Il blu del mare, l'azzurro del cielo ed il giallo dorato della sabbia, al centro un sole splendente con all'interno un albero di ulivo, segno di longevità, pace e forza. Questi i colori e gli elementi della bandiera ideata e realizzata dagli studenti Guglielmo Persano, Salvatore Scollo e Usman Toluyan del corso in laboratorio di disegno e rilievo dell'architettura tenuto dalla docente Rita Valenti con la collaborazione dell'architetto tutor Emanuela Paternò. Sono molto orgogliosa di questo risultato, ha detto Rita Valenti, e sono felice dell'entusiasmo con cui tutti gli studenti del corso hanno aderito esprimendo creatività e ideali, mostrando di essere sensibili alle tematiche del nostro tempo. Come ha aggiunto la docente, questa bandiera, secondo il promotore dell'iniziativa Simone Perotti, è il simbolo di pace e integrazione che porterà ai futuri Stati Uniti del Mediterraneo. Non solo designer e artisti, ma anche persone comuni, bambini ed appassionati hanno risposto all'appello «Disegniamo insieme la bandiera del nostro mondo», lanciato in diverse lingue. A selezionare le 4 bandiere più rappresentative che sono state pubblicate e diffuse da Progetto Mediterranea è stata una commissione internazionale di grafici, fotografi, poeti, scrittori e semplici cittadini dei paesi coinvolti. Il secondo step del concorso è stato caratterizzato dalla votazione sul web che ha decretato l'opera vincitrice. A ricevere più voti tra le 4 finaliste è stata proprio la bandiera proposta dagli studenti dell'Ateneo Catanese. La bandiera, che sventolerà per la prima volta il 24 luglio a bordo dell'imbarcazione mediterranea a Porto Maurizio in Liguria, verrà inviata ai 30 capi di Stato dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e ai vertici dell'Unione Europea. Parliamo adesso dei pescatori di Lampedusa perché si trovano bloccati dai pescherecci nordafricani e non possono svolgere il proprio lavoro. Per questo il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un comunicato stampa dove appunto denuncia la situazione e gli atavici problemi che attanagliano quello che è la categoria dei pescatori di Lampedusa. Tante le problematiche, si aggiunge non solo la crisi post-Covid, adesso si aggiunge il blocco da parte dei pescherecci tunisini, ma vediamo di ricostruire la loro situazione nel servizio. Ora noi dobbiamo andare a tirare la rete perché ci sono le barche tunisine e non possiamo passare con la rete, se no andiamo a impigliare. Rompiamo la rete, ora noi loro lavorano e noi ce ne dobbiamo andare a 7 miglia da Capo Grecale. Parole pacate ma cariche di delusione e amarezza, quelle dei pescatori di Lampedusa. Con senso di rassegnazione spiegano la loro posizione in mare e l'impossibilità di poter svolgere il loro lavoro per la presenza di pescherecci tunisini nelle acque italiane. E proprio al sistema governativo italiano lo stesso pescatore lancia una frase ironica. E allora noi ce ne andiamo e li lasciamo lavorare, tanto noi Italia siamo un paese ricco. Siamo ricchi. Il sindaco di Lampedusa questa mattina con un comunicato stampa e le immagini di quanto sta accadendo pubblicate sulla pagina Facebook chiede immediato intervento per risolvere una volta e per tutte le problematiche inerenti e tutelare soprattutto la categoria che chiede solo di poter lavorare soprattutto in un momento di crisi post-Covid. I pescatori di Lampedusa e Linosa stanno attraversando un momento drammatico. Al problema delle imbarcazioni dei migranti affondate nel nostro mare che danneggiano reti e attrezzature. A Lampedusa si pesca solo barche tunisine a fondo, dei clandestini. Non si può lavorare più, rete rotte, rete spaccate. Siamo ormai qua, dobbiamo toglierci mano perché non ce la facciamo più. Si è adesso aggiunto il blocco del commercio dovuto all'emergenza coronavirus iniziato a marzo e che ancora fa sentire i suoi pesanti effetti.
Ma come se non bastasse, prosegue ancora il sindaco Martello, c'è un terzo fattore, lo sconfinamento nelle acque territoriali da parte di pescherecci nordafricani che dovrebbero fermarsi a 12 miglia dalle nostre coste, ma che si spingono fino a quasi 7 miglia, impedendo così di fatto alle nostre marinerie di arrivare in acque italiane, che oltretutto sono particolarmente pescose. La denuncia, come abbiamo detto, è del sindaco di Lampedusa Elinosa Totò Martello, che sulla sua pagina social ha postato il video e un peschereccio di Lampedusa bloccato dalle imbarcazioni nordafricane ad una distanza di circa 7 miglia dalle coste dell'isola, come si evince dalle strumentazioni di bordo ben visibili nelle immagini. A questo proposito Martello quindi ha scritto anche al ministro dei trasporti Paola De Micheli e al ministro degli esteri Luigi Di Maio. Si tratta di una questione delicata che investe direttamente il governo italiano, aggiunge Martello. È il momento quindi di affrontare a 360 gradi i diversi aspetti che incidono sulle condizioni in cui lavorano le nostre marinerie, che attraversano una crisi senza precedenti. Chiedono un giusto ristoro per i danni subiti dalle imbarcazioni dei migranti affondate nei fondali ed il diritto di pescare liberamente nelle proprie acque territoriali. Fino ad oggi, solo grazie al senso di responsabilità dei nostri pescatori, si evitato il peggio, conclude il sindaco di Lampedusa Elinosa Totò Martello, ma è indispensabile una ferma presa di posizione da parte delle istituzioni nazionali e comunitarie per permettere alle marinerie di Lampedusa Elinosa di lavorare in totale sicurezza. Ci fermiamo adesso per un breve stacco pubblicitario, ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte del nostro telegiornale, durante la quale parleremo di interventi da parte dei carabinieri. È stato infatti dai carabinieri arrestato un uomo per furto in appartamento. Parleremo anche dell'insediamento di nuovi comandanti, parlando sempre appunto dei carabinieri, e poi una larga pagina sportiva. Questo e altro dopo la pubblicità. La sala operatoria dell'unità funzionale di oculistica si è dotata di un nuovo microscopio e di strumenti di ultima generazione utilizzati negli interventi di micrurgia oculare e soprattutto negli interventi di cataratta. Nuova strumentazione all'avanguardia per la chirurgia oculare, ma soprattutto la cosa importante che è arrivata sono le nuove lentine intraoculari in grado di correggere tutti i difetti visivi, miopia, ipermetropia ed astigmatismi. Quindi nuovi investimenti per la Villa Rizzo e soprattutto maggiori servizi alla tutela dei nostri pazienti. Casa di cura Clinica Villa Rizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo a parlare di un intervento dei carabinieri che hanno arrestato un uomo per furto aggravato. Sentiamo. Ancora un'operazione contro il furti, in questo caso in appartamento a Rosolini. Sono stati i carabinieri della compagnia di nuoto, coadiuvati da quelli della stazione di Rosolini, ad arrestare Claudio Fortezza, una vecchia conoscenza delle forze di polizia, che ha 42 anni. I militari, mentre seguivano il servizio di pattuglia, hanno notato l'uomo che armeggiava sul tetto di un'abitazione di campagna e hanno così proceduto ad un controllo. I militari hanno così verificato che l'uomo stava compiendo un furto ed era intento a divellere dei pannelli coibentati dal sottotetto dell'abitazione. Il soggetto è stato quindi arrestato e tradotto nella sua abitazione, dove rimarrà in regime dei arresti domiciliari a disposizione della procura di Siracusa. E così prosegue l'attenzione del comando compagnia carabinieri di Noto, un'attenzione alta e costante sull'intera giurisdizione di competenza, con numerosi servizi di prevenzione al crimine impiegate sia di giorno sia di notte. Fondamentale resta la collaborazione dei cittadini per segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia a cui venga a conoscenza.
Avvicendamento negli incarichi di comando nelle stazioni dei carabinieri di Rosolini, Cassibile, Cassaro e Villasmondo. Il maresciallo maggiore Giuseppe Vaccaro, che ha trascorso gli ultimi 7 anni in servizio al comando della stazione di Rosolini, è stato destinato a un nuovo incarico alla compagnia dei carabinieri di Modica. Al comando della stazione di Rosolini, al suo posto, è stato designato il maresciallo capo Corrado Lupo, in servizio nell'arma del 93, proveniente dalla stazione di Cassibile. L'ispettore, nel corso della sua carriera, ha ricevuto diversi encomi per attività di soccorso e operazioni di servizio. A comandare la stazione di Cassibile in sua sostituzione è stato designato il maresciallo capo Salvatore Rossitto, fino al 30 giugno comandante della stazione di Cassaro. Il maresciallo si è arruolato nell'arma dei carabinieri nel 98 ed è giunto in Sicilia nel 2014 dopo una lunga permanenza in reparti dell'arma della provincia di Milano. Il comando della stazione di Cassaro viene invece assunto dal maresciallo ordinario Sebastiano Motta. Il sottufficiale, entrato nell'arma dei carabinieri nel 2005, dopo aver prestato servizio nel reparto della Regione Calabria, è giunto in Sicilia nel 2010, svolgendo per un decennio vari incarichi presso le stazioni di Palazzolo, Acreide e Buccheri. Il maresciallo si è recentemente distinto per senso del dovere nel mese di settembre dello scorso anno ad Avola, quando, libero dal servizio, si tuffò per soccorrere un bagnante in difficoltà, traendo in salvo. Alla stazione di Villasmondo, già dal 14 giugno, è giunto in qualità di comandante il maresciallo capo Salvatore Rappacciuolo, sottufficiale, 48 anni, originario della provincia di Napoli, che ha avuto vari incarichi in provincia di Caltanissetta. Il maresciallo capo Rappacciuolo è subentrato al maresciallo maggiore Silvio Puglisi, che ha retto il comando della stazione carabinieri di Villasmondo negli ultimi 6 anni e lo scorso dicembre ha assunto l'incarico di comandante alla stazione dei carabinieri di Lentini. Apriamo la pagina sportiva, parliamo di calcio, della Serie C, perché conquistata la salvezza, la Sicula Leonzio programma quindi il futuro. La Sicula Leonzio, dopo aver conquistato la salvezza nel doppio confronto con il Bisceglie, ha iniziato a programmare il futuro. Il presidente Giuseppe Leonardi con il direttore generale Pippo Bonanno e il segretario Raffa stanno assolvendo a tutte le incombenze che riguardano l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, Girone C. La prima scadenza è quella del 10 luglio, data entro la quale la Sicula Leonzio dovrà depositare alla Covisoc la situazione patrimoniale alla data del 31 marzo scorso. Occorrerà indicare il parametro di liquidità di cassa, quello di indebitamento e infine l'indicatore del costo del lavoro, oltre ai dati relativi ai versamenti dell'IVA dell'ultimo semestre del 2019. Entro il termine del 29 luglio dovranno essere inoltre depositate le liberatorie dei contratti e degli ingaggi dei calciatori della stagione appena trascorsa. Il mancato rispetto di questo termine determinerà una sanzione in punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione. Altra data importante è quella del 5 agosto, quel giorno dovrà essere depositata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C con la relativa fideiussione di 350.000 euro, oltre all'assolvimento del pagamento degli oneri previdenziali e di tassazione fino alla data del 31 maggio 2020. La Lega Pro, entro l'11 agosto, dovrà poi certificare alla Covisoc che la società bianconera avrà assolto a tutte le incombenze. In caso di ricorso per eventuale mancata ammissione all'iscrizione, ci sarà tempo fino al 17 agosto. Entro il 19 agosto il Consiglio federale dovrà poi prendere la decisione finale, inizio del torneo di Serie C, cui prenderanno parte il Catania e il Palermo e in caso di retrocessione dalla Serie B anche Trapani e Cosenza, è previsto per domenica 20 settembre. Sul fronte tecnico registriamo una trattativa avviata con la Vibonese Calcio da parte del direttore sportivo Davide Mignemi. La dirigenza calabrese ha incontrato in questo fine settimana il dirigente bianconero, la Vibonese, che deve sostituire Simone Lo Schiavo, e la ricerca del nuovo direttore sportivo, e il proprio interesse è concentrato proprio su Mignemi. Sempre in tema di calcio, sempre Serie C, playoff, il Catania sfiora la qualificazione, sprega il raddoppio con Bari Zic e la Ternana pareggia e passa quindi il turno. Blasone, fascino, tradizione e voglia, tanta voglia di stupire. Amici Eleven Sports, ben ritrovati da Luca Fiorino e benvenuti al Libero Liberati di Terni. Si alza il sipario su Ternana-Catania, variabile per il secondo turno dei playoff 2019-2020 di Serie C. Ben intercettato da Alessio Curcio. Ci prova Curcio, non blocca e poi
si salva la Ternana con Iannarilli che non è riuscito in due. Col mancino nel cuore dell'area di rigore ci arriva Curcio, prova a lottare, buono il passaggio per Calapai, tiro deviato, provvidenziale l'intervento in scivolata di Dario Bergamelli. Ancora Calapai, occhi negli occhi, può scodellare in mezzo sul secondo palo, buona palla di Calapai, Peverna non riesce a disimpegnare al meglio, il pallone resta lì, palo interno e occasione da gol clamorosa per il Catania. In avanti a spazio la Ternana, attenzione al buco difensivo del Catania, Partipilo, 3 contro 2, Partipilo col mancino, Partipilo, troppo egoista nell'occasione, aveva due opzioni. Sul pallone Pinto, parte la parabola di Pinto, arriva Mbende, la parata è per gol! Il Catania passa in vantaggio e sblocca il parziale a Libero Liberati, il gol realizzato da Kevin Biondi, Ternana 0, Catania 1. Per Capanni, ancora Capanni, giocatore scuola Milan, cerca un'idea, la trova per Curcio, il numero 10, punta la porta, calcia col mancino, tiro al lato, Fendi. Parte Mammarella, uno schema, ci prova Palumbo col mancino, palla che sorvola la traversa. E ancora Ternana, pallone in mezzo, stacca di testa Paghera ma non inquadra la porta. Più lunghe sfilacciate, riparte Mammarella, buono l'appoggio per Furlan, sempre Furlan, sfida occhi negli occhi Calapai, Furlan con la sua tecnica, Furlan il destro di Furlan, blocca in presa bassa senza troppi indugi Martinez. Cunia e converge, poi d'esterno, appoggia splendidamente su Pinto. C'è Salandria largo, Pinto calcia in porta, al lato. Si lascia cadere con troppa facilità, infatti il direttore di gara lascia proseguire. Curcio, l'appoggio su Barisic, Barisic, Diakité interviene ancora, Barisic con lo scavetto e il palo. Poteva chiudere i conti Barisic. Mammarella di prima, intenzione per Furlan. Occhi negli occhi per Furlan, finta di corpo, ancora Furlan, cerca un pertugio, lo trova, secondo palo Ferrante, tuffa pesce di Alexis Ferrante, palla al bacio di Furlan, non perdona il entrato, Ternana 1, Catania 1. Testa Silvestri, poi male Calapai, mastica il pallone Furlan col mancino, risponde presente, abbassa la saracinesca Martinez. Qualità e velocità alla manovra, dalla tre quarti o quasi, il cross in mezzo, manca il controllo Barisic, poi in bende! Il palio così alto. E finisce qui, triplice fischio del direttore di gara Matteo Marcenaro, Ternana 1, Catania 1, al gol allo scadere del primo tempo, siglato da Biondi, risponde all'82esimo Alexis Ferrante, un pareggio che permette alla Ternana di sognare. Parliamo di calcio eccellenza, il prossimo torneo avrà una forte presenza siracusana. La crisi economica, conseguenza della pandemia sanitaria, ha scoraggiato diversi dirigenti sportivi e sponsor dal investire nel calcio dilettantistico siciliano. Si prospettano dunque una serie di movimenti in avanti del calcio siracusano che avrà una nutrita e qualificata rappresentanza nel massimo torneo regionale. Nel prossimo campionato di eccellenza infatti ci saranno sicuramente la SD Siracusa del patron Gaetano Cutrufo, il Real Siracusa Belvedere, il Carlentini e il Rosolini. Proprio la società granata rosolinese in queste ultime ore si sta ricompattando e sarà sicuramente presente ai nastri di partenza con il confermato allenatore Orazio Trombatore. Il Carlentini ha ufficializzato ieri il nuovo tecnico che sarà il catanese Vittorio Iemma, ex vice allenatore del Siracusa, che potrà partire dalle certezze di giocatori del calibro di Marziano, Sanfilippo e Mangiameli. Il Real Siracusa Belvedere, che sta determinando gli equilibri societari con un ruolo di primissimo piano per l'imprenditore Michele Formisano e con i pieni poteri della direzione dell'area tecnica al direttore sportivo Giuseppe Palumbo, interromperà il rapporto di collaborazione con l'allenatore Angelo Galfano. Si punterà a obiettivi di valorizzazione dei giovani con una tranquilla salvezza. Chi invece punta al salto di categoria sarà ovviamente la SD Siracusa. La famiglia Cutrufo concentrerà tutte le proprie risorse economiche sulla squadra azzurra, considerato che il Palazzolo ha rinunciato all'eccellenza per disputare il torneo di promozione.
Gaetano Cutrufo, anche se non in via ufficiale, ha confermato mister Marco Scifo, che oltre ai migliori atleti di questa annata appena trascorsa potrebbe far leva su alcuni esperti calciatori, tutti ex Palazzolo, come Omar Diop, l'attaccante Ibrahim Diallo, il centrocampista Andrea D'Amico, l'attaccante Giuseppe Grasso, il centrocampista Carmine Giordano e il portiere Virgilio Vitale. A questi si aggiungerà il centrocampista Santo Privitere, che quest'anno ha vinto il campionato di eccellenza con il Paternò. Ma il compito più arduo del direttore sportivo in pectore del Siracusa, Alfredo Finocchiaro, un ritorno il suo dopo il vittorioso campionato di 5 anni fa con la promozione in Serie C, lo avrà nel ricercare giocatori juniores da schierare in campo e in panchina, che risulteranno determinanti nell'economia del torneo. La SD Siracusa sta pensando anche al settore giovanile, da affidare a tecnici esperti come Fernando Spinelli, ed è intenzionato ad acquisire la struttura di Viale Epipoli con i 3 campi già in uso all'Accademia Siracusa. Ad implementare la presenza siracusana nel torneo d'eccellenza dovrebbero essere il Megara Augusta e la Riccardo Garrone di Siracusa. Entrambe le società retuse sono intenzionate a presentare domande di ripescaggio, considerati vuoti d'organico. Il Sant'Agata è stato ripescato in Serie D, il Palazzolo ha rinunciato, Gela e Atletico Catania sono in piena crisi economica e tecnica. I posti disponibili nel girone B saranno non meno di 4. Proprio a Riccardo Garrone, con il neo direttore Alessandro Guglielmino, sta pensando a mister Danilo Gallo per costruire una squadra giovane e al tempo stesso con elementi di qualità, tutti siracusani e comunque provenienti da squadre del territorio provinciale. Dopo lo sport, adesso diamo spazio alle previsioni meteorologiche. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà l'arrivo di aria un po' più freddina dall'est Europa verso le regioni settentrionali e il versante adriatico. Controlliamo anche la nuvolosità attesa sull'Italia, vediamo passare delle nuvole infatti da prima sulle regioni dell'alto Adriatico e poi in trasferimento anche verso il medio e basso Adriatico. Qualche annuvolamento anche in pianura padana, nubi spinte da quest'area un pochino più fredda. Come precipitazioni qualche piovasco in effetti sarà possibile inizialmente sulle regioni di nord-est, ma poi già in mattinata si muovono questi acquazzoni verso il medio adriatico, poi abbandonano l'Italia, quindi come piogge poca roba, ma il calo delle temperature sarà evidente. Ci attende quindi un martedì un pochino più nuvoloso sul versante adriatico e in pianura padana, qualche acquazzone diciamo specie nella prima parte del giorno, ma da quel punto di vista poca roba. Degli annuvolamenti insistono anche su parte del sud, ma con qualche piovasco solo a ridosso dell'Appennino. Però guardate, temperature decisamente più contenute al nord e piano piano calano anche nel resto d'Italia, specie versante adriatico. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Dopo il meteo finisce qui il nostro telegiornale. Grazie per averci ascoltato. Arrivederci.